Un'importante mostra dedicata al grande artista napoletano Vincenzo Gemito avrebbe dovuto inaugurarsi il 19 marzo 2020 al Museo Capodimonte di Napoli, ma l'importante iniziativa culturale non si è potuta svolgere a causa dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia del Covid-19. La mostra doveva far seguito all'esposizione su Gemito intitolata Lo scultore dell'anima napoletana, svoltasi dal 15 ottobre 2019 al 26 gennaio 2020 al Petit Palais, il museo di belle arti della città di Parigi che sorge nei giardini degli Champs-Élysées, e fortemente voluta dallo stesso museo di Capodimonte. L'esposizione di Parigi, che ha presentato ben 120 opere di Gemito, ha riscosso un grande successo. Gli stessi giornali francesi riferiscono che ogni visitatore, francese o straniero, è rimasto affascinato e commosso dall'arte di Vincenzo Gemito, ma anche dal destino di questo grande artista. In una notte estiva del 1852, nella stanzuccia della portineria dell'ospizio ove risponde la buca degli esposti, fu picchiato di fuori e ancor prima che la suora le si approssimasse, la ruota girò sui cardini e un picciol corpo scivolò dentro sulla tavola. Questa è l'entrata nel mondo di Vincenzo Gemito, descritta da Salvatore Di Giacomo nella monografia dedicata allo scultore napoletano pubblicata nel 1905. Dunque, abbandonato appena nato alla ruota degli esposti dell'ospedale Annunziata di Napoli, Gemito trascorre la sua infanzia in orfanotrofio per essere poi adottato da una povera famiglia di falegnami che di recente aveva perso un figlio. Come tanti bambini a Napoli, Vincenzo cresce in strada tra i vicoli della miseria. Ma Vincenzo mostra subito di avere doti particolari e un'attrazione per le botteghe di piccoli artigiani e artisti. È un ragazzo che si guarda attorno e con estremo realismo comincia a ritrarre quello che lo circonda, dai pescatori agli squinnizi alla gente del popolo. Vincenzo trae ispirazione anche dall'arte antica, che ha modo di conoscere e osservare con attenzione al Museo Archeologico di Napoli, dove spesso riesce a intrufolarsi per ammirare gli antichi bronzi trovati a Pompei e a Ercolano. E poi, in via San Gregorio Armeno, Vincenzo osserva gli artigiani che fanno pastori e apprende la tecnica plastica con l'argilla. Ha soltanto 12 anni quando nel 1864 Vincenzo viene ammesso a seguire i corsi del Regio Istituto di Belle Arti. Fin dai suoi primissimi lavori egli si ispira al mondo che lo circonda, agli squinnizi come lui, modellando opere a sua immagine e somiglianza. Nel 1868 il suo esordio alla mostra della Società Promotrice di Belle Arti di Napoli, dove espone Il giocatore di carte, il suo primo capolavoro, subito acquistato da Vittorio Emanuele II e oggi conservato a Capodimonte. Vincenzo possiede in maniera istintiva un talento prodigioso e una superba abilità manuale che mette a servizio di una sensibilità acutissima
nel cogliere gli aspetti fuggevoli delle forme in movimento, le pose caratteristiche, i gesti, i movimenti e le espressioni tipiche di quei ragazzini napoletani che, abbronzati dal sole, vivacissimi, guizzanti, sembrano essi stessi modellati da antichi maestri di arte ellenistica. Così scriverà di lui Gabriele D'Annunzio. Viveva in mezzo a un popolo seminudo e aveva appreso a studiare la grazia e la forza del corpo umano, come gli antichi greci lungo i portici e sotto i platani dei ginnasi, lui sulle scogliere, sul mare. E a quei corpi di pelle fosca e colorata, indurita dal sole, aveva dato il senso del bronzo. Con l'intento di sprovincializzarsi e di entrare in contatto con i grandi fermenti dell'ambiente culturale francese, tra il 1877 e il 1880 soggiorna a Parigi, partecipando a 3 edizioni dell'Esposizione Universale. Fu il pittore italiano Giovanni Boldini, che in Francia era il ritrattista preferito della ricca borghesia, a introdurre Gemito nei più importanti salotti della capitale francese. Al Salone di Parigi del 1877 espone una piccola scultura in bronzo intitolata Pescatore napoletano. Gemito rappresenta un ragazzino nudo, inginocchiato su uno scoglio, con il corpo riflesso su se stesso, mentre tenta di trattenere al petto un pesce appena pescato e ancora attaccato all'amo. La posa esprime una tensione realistica che si traduce nell'andamento ascensionale che, partendo dallo scoglio, passa per l'inclinazione del corpo del ragazzo e giunge alla punta della canna da pesca. Le correnti artistiche più innovative e vicine al movimento impressionista restano disorientate dal forte accento naturalistico dell'opera di Gemito, pur riconoscendo nell'artista italiano una straordinaria maestria tecnica nella rappresentazione dei più piccoli dettagli, maestria del tutto assente tra gli artisti francesi. Ma c'è anche chi sa leggere nella scultura di Gemito una precisa rispondenza con la realtà quotidiana sociale. Alcuni intravedono cioè nel ragazzino nudo e selvaggio, colto tra il gioco e l'esercizio di quell'arte di arrangiarsi tipica dell'economia di sussistenza dei vicoli di Napoli, colgono una denuncia sociale ben lontana dal dolciastro romanticismo di maniera. Per quanto il verismo di Gemito non sarà mai espressione di una vera e propria volontà politica militante, è indubbio, tuttavia, che l'artista fornirà alla corrente verista un importante contributo. Quel che è certo, il pescatore di Gemito aveva rivelato agli occhi degli osservatori francesi la sua estrema abilità tecnica, legata essenzialmente alla finezza della modellazione e alla pratica della fusione a cera persa, una tecnica che pochi scultori parigini erano in grado di poter eseguire. A Parigi, uno degli incontri più inattesi e interessanti per Gemito è quello con Auguste Rodin, anche lui alle prime esperienze artistiche. Tra i due nasce un rapporto di stima e di amicizia e si influenzeranno reciprocamente. Condividevano la passione per l'arte antica ed entrambi consideravano il disegno come il preludio necessario e indispensabile all'atto scultoreo. Sono anni di frenetico lavoro.
opere notevolissime in bronzo, in marmo, in terracotta, ove il senso veristico e il sapiente pittoricismo di Gusto Campano sono fusi pienamente e armonizzati dalla spontaneità dell'estro e da un'adesione istintiva e amorosa per il soggetto che di volta in volta Gemito rappresentava. Le sue opere esprimono l'immediatezza con la quale egli realizzava il suo lavoro. Il celebre busto verdiano, ad esempio, nasce d'impulso dopo aver visto una volta il musicista chino al pianoforte mentre provava le note dell'Aida. Gemito restò folgorato dallo sguardo ispirato e introverso del musicista e dalla sua raccolta e sofferta postura. Dopo il grande successo parigino, all'apice della sua fortuna critica e commerciale, nel 1880 Gemito torna definitivamente a Napoli, dove nell'aprile del 1881 viene colpito da un grande dolore, per lui insopportabile, la morte per tisi della sua compagna Mathilde Dufaux, una francese sensibile e raffinata con cui conviveva dal 1873, divenuta poi la sua musa ispiratrice e alla quale era legato da un amore assoluto. Vincenzo cade in una profonda e grave depressione e per alcuni mesi si ritira a Capri, dove si dedica alla ritrattistica dal vero, aprendo un capitolo nuovo e non meno straordinario della sua espressione artistica. La sua attività grafica, costituita da pastelli, carboncini, disegni a matita o anche gessi colorati, non è infatti meno importante di quella di scultore. La sua mano ha un tratto veloce, vivo e modernissimo, e i suoi modelli sono sempre tratti dalla gente del popolo, da parenti o amici artisti. Nel 1882 Gemito sposa Anna Cutolo, donna bellissima, esaltata anche nelle rime di Salvatore di Giacomo, la quale in passato era stata modella e amante di famosi artisti che ne avevano dipinto con estrema poesia e realismo le splendide forme. Ciò diventa per Gemito motivo di una morbosa gelosia che lo porta a sentimenti di feroce rancore verso tutti i colleghi per i quali Anna aveva posato nuda. La nascita della figlia Giuseppina nel 1885 e il prestigioso incarico affidatogli dal re Umberto I per la realizzazione della statua monumentale di Carlo V per la facciata del Palazzo Reale di Napoli sono eventi importanti che però trovano Gemito in un equilibrio mentale compromesso. La grave depressione, accentuata anche dalla sua maniacale ricerca di perfezione, nonché dalla consapevolezza di essere diventato celebre ma non ricco, questa depressione si trasforma presto in malattia mentale caratterizzata da disturbi schizofrenici, fino a costringerlo ad essere rinchiuso in un ospedale psichiatrico, dal quale però riesce a scappare. Di propria volontà Vincenzo decide di isolarsi presso la sua abitazione, un isolamento che durerà dal 1887 fino al 1909. Ristabilitosi dalla malattia, ricomincia a scolpire e a disegnare con accresciuto vigore. Ormai i disegni non sono più solo studi preparatori,
ma autentici punti di arrivo. Negli anni, infatti, il talento dell'artista, nutrito dal tormento quotidiano per raggiungere la pienezza dell'espressione, trova nel disegno il personale appagamento creativo, dimostrando non solo la padronanza della forma, ma anche la comprensione del fenomeno luminoso, la sapienza del gioco dei valori e dei toni. Stupisce soprattutto quel suo saper cogliere con miracolosa immediatezza una fisionomia e leggerla dentro, catturandone l'anima. È un ulteriore segno del genio di Vincenzo Gemito. Pochi sono gli artisti che anche nei tempi andati siano giunti a tale profondità. Così scriveva Giorgio De Chirico di Vincenzo Gemito. Durante gli ultimi anni di vita si dedica a forgiare pregevoli opere di orificeria, piccole sculture cesellate con ossessiva precisione, in oro e in altri metalli preziosi. In quest'ultima fase della sua vita si appropria di uno stile diversissimo da quello iniziale. È come se la malattia lo avesse portato a identificarsi con grandi orafi del passato come Benvenuto Cellini. Vincenzo Gemito è stato un artista tenace e coraggioso, la cui produzione non risentì della malattia mentale che lo afflisse per lunghi anni. Anzi, si può dire che la sua arte è stata una forma di resistenza contro un destino difficile. Quel bambino abbandonato in fasce nella ruota degli esposti a Napoli quando aveva un solo giorno di vita, cresciuto per strada e nei vicoli all'ombra del Vesuvio, era diventato uno dei più grandi scultori del suo tempo, conosciuto e apprezzato in Italia e in Europa. Forse nessuno più di Vincenzo Gemito con la sua arte ha portato Napoli nel mondo, mostrando attraverso la sua stessa arte i caratteri e lo spirito del popolo partenopeo. Voglio aria di cielo, furono le sue ultime parole, il primo marzo del 1929. Sai che non